Давай, давай, с первых минут, ребята. Я готов, сиди. Stay wide, Brooke. Stay wide. Well, 1v1. Get him! Put it down if you have to, Ted. Oh, Brizzy! Sleeper! Ларионов. Давай далеко на Кабу. Каба, чирка. Сильно, сильно. Poi Khabarov lotta alla fine della rimessa e del Krasnodar. Allora la lascia Bonifaz Somto. Non benissimo nella rimessa Khabarov. E allora Chelsea che può ricominciare con la velocità del numero 9 Ayala Joshua in mezzo all'area di rigore. Ha provato a girarsi Kurt Riley. Alla fine riconquista. Pallone il Chelsea, ancora verso Kurt Riley. Poi Krasnodar in avanti a cercare Rizkov che si gira benissimo, poi però arriva con il raddoppio Somto. Va all'indietro da Ted Kurd. Ancora un buon controllo, ma il Krasnodar è attento in fase difensiva e prova a ricominciare. Subisce un tunnel qui il giocatore del Chelsea che commette anche fallo. E allora punizione per il Krasnodar. Ecco qui Golding che subisce il fallo. Cioè, o meglio, subisce il tunnel, chiedo scusa, e poi commette fallo. Si avvicina a ricevere Umnikov, che torna dietro e fa ricominciare l'azione dalla difesa. Questo lancio in profondità ben toccato da Rizkov per Khabarov. Non ci arriva Sibirski e ricomincia allora Ampa Ato, anzi Ato Ampa, che poi si trascina però il pallone in rimessa laterale. Si avvicina a Sibirski. La rimessa laterale è proprio per il numero 21, che alza questo pallone. Krasnodar potrebbe provarci dalla distanza. Il pallone per Khabarov con il destro e la chiusura è pazzesca. In calcio d'angolo da parte di Harrison Murray Campbell. Buono il controllo di Khabarov che poi se la piazza sul destro ma arriva in spaccata. Perfetto Harrison Murray Campbell.
dalla bandierina Khabarov. Pallone centrale. Ricomincia il Chelsea con il tentativo in profondità, direttamente in rimessa laterale per il Krasnodar. Chiede scusa qui Jakob Pope. Ancora Murray Campbell. Chelsea che può ripartire, è arrivato un brutto controllo poi da parte del numero 10 Riley Kurt, e rimessa laterale per il Krasnodar. Ancora buona l'azione da parte del Chelsea. Area di rigore, il tentativo con la parata di Ladoka. Poi però c'è ancora la squadra inglese. Con il mancato controllo solo per un attimo di Sonto. Alla fine ancora Sonto. Può girare a sinistra ma c'è fuori gioco e non vale il gol. Ricomincia il Krasnodar, una bella partita questa con Larionov per Khabarov. Ancora all'indietro. Largo il pallone a destra. Poi una deviazione favorisce la presa di Danil Ladoka. Può ricominciare il Krasnodar con Zakharov. Centralmente arriva il fallo. Calcio di punizione che va battuto più arretrato però. Ancora Zakharov. Riconquista, palla. E la rimessa laterale il Krasnodar. Pallone verso Thomas Yakumin. Ancora Yakumin che non controlla. E allora con calma il numero 2 Harrison Murray Campbell. Ma ricomincia la squadra russa. Con il gioco di gambe molto bello da parte di Zakharov. Ancora Zakharov, fermato però dall'intervento perfetto di Sonto. Ricomincia allora il Chelsea con la corsa di Brook Myers e arriva il gol del vantaggio all'ottavo minuto, il primo gol su questo campo A. Lo segna il Chelsea alla prima partita con il numero 11 Brook Myers. Un bellissimo gol con l'azione personale del numero 11, va in velocità e poi col piattone apre e fa 1-0 per il Chelsea. Adesso si ricomincia da Tretiakov, poi Larionov in profondità per il movimento di Sibirski, ma c'è la presa di Ted Gerd. Senza problemi, ricomincia da destra con Pope il Chelsea. Viene incontro e riceve, ma non riesce a coprire il possesso del pallone il Chelsea. Allora ricomincia il Krasnodar che vuole reagire immediatamente al gol dello svantaggio. Lo fa con questo tentativo da parte di Sibirski. Molto bene Pope però a chiudere. Centralmente un pallone difficile da controllare. E allora il Krasnodar ne approfitta con Zakharov. Poi non ci arriva Yakumin, ancora Pop, Sonto in qualche modo.
Buono il break nuovamente da parte del Chelsea. Area di rigore, si allunga un po' il pallone Riley Kerr. Servito da Joshua Ayala. Entra in campo anche Joshua Pescatore per il Chelsea. Entrano invece Chernyshev e Semenchenko per il Krasnodar. Josh! Buono il colpo di testa e poi il tentativo ancora da parte del Chelsea in area di rigore con Riley Kurt. Trova una deviazione e allora sarà calcio d'angolo. Eccolo qui il numero 10, Riley Kurt. Sul secondo palo prova a farsi vedere da solo Tabo Kuhaho. Un'altra chance dalla bandierina per la squadra di Londra. Altra palla centrale, Glowacki mette fuori. Prova a rimettere al centro da lì con un dribbling su Sibirski. Arriva un'altra deviazione, un altro corner per il Chelsea. Rice Alexander, Russell Denny. Quando manca un minuto alla fine del primo tempo, 1-0 Chelsea all'ottavo, il gol di Myers. Ecco qui il numero 4, Rice Alexander, Russell Denny. Palla arretrata dove prova la conclusione Joshua Pescatore, anzi no, era proprio il numero 10, Riley Kurt. Pallone per la Doka. Controlla Ayakumin. Poi sbaglia però in rifinitura Tabo Kuhaho. E allora altra chance per il Krasnodar. Kuhaho si fa perdonare e riesce a rilanciare il pallone verso Ayala. Ancora il numero 9, va in dribbling ma arriva il duplice fischio, finisce primo tempo 1-0 Chelsea, il gol messo a segno all'ottavo minuto da Brooke Myers. Inizia il secondo tempo con il Chelsea avanti 1-0, il gol di Brooke Myers all'ottavo minuto, Chelsea-Krasnodar. Krasnodar che ha pareggiato la propria partita contro il Borussia Dortmund poco fa, adesso sta perdendo però contro il Chelsea. Pescatore prova ad arrivare sul lancio in profondità, chiude Glowacki. Brutto rilancio di Ladoka ma in qualche modo riesce a riconquistare il pallone il Krasnodar. Qui non è preciso Yatsenko nel tocco in profondità verso Ayakumin. Prova a controllare Ayala, non riesce a servire Myers. Eccolo il tocco per Myers di ritorno per Ayala, sbagliato ma riconquista l'11 che ha segnato il gol del vantaggio. Prova ancora ad andare in velocità, poi c'è un tocco arretrato in chiusura da parte di Umnikov e allora la Doka può subito rilanciare il Krasnodar, ma è ben appostato Harrison Murray Campbell che non riesce a evitare la rimessa laterale. Si va dietro da Zakharov.
per Glowacki. La finta su Ampà. Ancora Zakharov, Larionov che evita la rimessa laterale. Glowacki viene incontro e riceve con il 31 Yatsenko. Poi Glowacki dietro per Tretiakov. Larionov per il portiere, la docchia. Yatsenko ancora per Glowacki, che prova ad andare da Yakumin, non controlla, e allora senza problemi Ted Kerd va in presa. Si riparte da Murray Campbell in profondità per il buon controllo di petto da parte di Ampa. Allontana però Larionov. Myers apre a sua volta molto bene sulla sinistra, cerca un tocco dentro Kuhao per Ampa. Ancora Kuhao, si va da Sonto Bonifaz, poi a Yakumin, controlla bene il pallone, va all'uno contro uno con Harrison Campbell. Una serie di rimpalli, alla fine lotta Yakumin e il fallo lo subisce il giocatore del Krasnodar. Calcio di punizione per i russi con al centro a Yakumin, Zakharov, c'è anche Rizkov, il pallone dietro per il tentativo di Umnikov e poi con calma Kerd fa ripartire Pop. Laterale il pallone per Joshua Pescatore, poi prova con l'esterno Ampa, riconquista solo per un attimo il Chelsea. Si ricomincia da Yatsenko, partita molto vivace, in profondità Yakumin, gran controllo, riesce a tenere palla, poi a servire Sibirski, va l'uno contro uno Sibirski, fermato, pallone però rimorchio per il tentativo quasi di pallonetto da parte di Yatsenko, si allunga in presa Ted Kerd. Ancora Krasnodar con Yakumin, limite dell'area di rigore, prova in qualche modo a sfondare qui il Krasnodar, arriva un brutto fallo da parte di Harrison Murray Campbell. Questa è intanto la conclusione precedente di Yatsenko. Fallo subito da Rizkov. Sul pallone va Umnikov. C'è anche Zakharov. Vedremo chi calcerà dei due, il 15 o il 35. Il tentativo con il destro totalmente fuori misura da parte di Umnikov. C'è però una deviazione e allora sarà calcio d'angolo per il Krasnodar. Quinto minuto del secondo tempo, 1-0 Chelsea. Qui la tocca appena a Tuampa, era comunque fuori dallo specchio della porta il pallone calciato da Umnikov, dalla bandierina Rizkov. A cercare il tentativo di girata da parte di Yakumin, che trova bene il pallone, ma è centrale, allora non ci sono problemi per Kerd. Qui un po' lezioso Myers, poteva lanciare immediatamente in profondità Tuampa, non ha avuto l'idea immediata, allora Yakumin, un dribbling su Murray Campbell, ricomincia il Chelsea, pallone largo per Tabu Kuau. Adesso recupera con calma Zakharov, pressato proprio da Kuau e da Myers. Glowacki, ancora Zakharov, fermato
si va in profondità, non scatta però a Tuampa e allora con calma Glowacki al recupero del pallone. Pop, colpo di testa di Pescatore, ancora Pop a lottare per il possesso, riesce ad arrivarci prima il biondo difensore del Chelsea. 1-2 è chiesto ma non ottenuto da Pescatore perché sbaglia Tuampa. Attenzione a Sibirski. Largo Yatsenko, immediato il lancio in profondità verso Ayakumin, che non può arrivare. Harrison Murray Campbell a servire a Tuampa. In profondità il numero 7, non trova compagni però. E allora recupera il Krasnodar, adesso con Yatsenko. Poi però Pescatore, vede già dall'altra parte il movimento da parte di Thabo Kouakho, ma non riesce a servirlo. La Doka direttamente dall'altro portiere Ted Kerd. Prova a controllare, riceve una spinta da dietro a Tuampa da parte di Denis Tretiakov. Questo il calcio d'angolo precedente battuto da Rizkov con la girata interessante da parte di Ayakumin. Un po' di cambi anche per il Chelsea, torna in campo con il 9 Joshua Yala, torna in campo anche con il numero 8, cioè esce dal campo con il numero 8 Jakob Pope, entra Michael Golding. Pallone in profondità, il tacco molto bello stilisticamente però regala palla al Chelsea da parte di Zakharov. Adesso attenzione alla velocità di Sibirski a sinistra, va a puntare Golding che gli tocca il pallone in corner, dalla bandierina ancora il Krasnodar che prova a cercare il pareggio in questo finale di secondo tempo. Umnikov, ancora Umnikov, potrebbe calciare da lì ma c'è fuori gioco da parte di Zakharov. Entra ancora Joshua Pescatore. Rilancio di Ted Kerd, in qualche modo tiene il pallone il Chelsea con Riley Kurt. Ancora Riley Kurt fermato in mezzo al campo, ricomincia il Krasnodar a cercare ancora la velocità di Sibirski, che infatti riesce a anticipare quasi tutti i difensori del Chelsea tranne l'ultimo, e cioè Rice Alexander Russell Denny. Poi Riley Kurt vede l'inserimento in area di rigore ma non trova il pallone servito, gli dà Joshua Pescatore. Ancora Sibirski tiene in campo questo pallone, anzi no, ancora Harrison Murray Campbell a gestire il possesso del Chelsea. Solo per un attimo però interviene molto bene Rizkov che fa andare Zakharov. Arretrato il tentativo, Yakumin in area di rigore vuole girarsi, non ci riesce e ricomincia il Chelsea con Glowacki però che non dà respiro ai Blues. Sbaglia Sibirski e allora ora prova a controllare con calma Riley Kurt. Fa andare Pescatore sulla destra, palla centrale di Pescatore. Allontana non bene Larionov regalando il calcio d'angolo alla squadra di Londra.
Un minuto al termine, 1-0 Chelsea, resiste il vantaggio messo a segno all'ottavo minuto da Brook Myers. Dalla bandierina Russell Denny. Va Denny, allontana Glowacki, pensa alla conclusione o quantomeno una via di mezzo tra una conclusione e un tocco in profondità. Brook Myers sbaglia tutto. Quadrato numero 11 che sta decidendo questo match a 20 secondi dal termine. Umnikov, largo a destra, pallone centrale, fermato però molto bene da Myers. Poi Ayala non arriva, ma arriva il triplice fischio e allora Chelsea che vince 1-0. Il gol all'ottavo minuto è di Brook Myers.